Buongiorno ragazzi, ormai già lo sapete che quando inizio i vlog già in giro, vestito eccetera, significa che a casa mi sono svegliata all'ultimo secondo, ho fatto tutto in super velocità. Quindi mia family, sto andando ad Amsterdam dal parrucchiere, oggi vado a rifare i capelli rosa perché non volevo rifarli io a casa con lo shampoo Lush, quindi vado in un salone e oggi metteremo anche delle nuovissime extension con un metodo che non avevo mai provato prima. Vengono proprio cucite alla base alla base dei capelli. Praticamente adesso vi farò vedere tutto il procedimento, sono molto curiosa di vedere come sarà. Sono extension permanenti, e non sono extension per la lunghezza ma solo per il volume, perché la lunghezza che ho adesso non mi dispiace, se devo essere onesta. E tra l'altro oggi è anche un good hair day. Stranamente, di solito quando vado dal parrucchiere sono disagiata totalmente, ma sì ragazzi, ho dormito tipo neanche 5 ore oggi, quindi perdonatemi se sono un po' stralunata, ma appunto ho montato video fino tipo alle 4 e mi sono svegliata, poi ovviamente struccati eccetera, sono andata a dormire tipo alle 5, mi sono svegliata alle 9.40, quindi insomma questa è stata, prima non ho dormito niente, che per me lo sapete, io ho bisogno del mio beauty sleep, se non dormo almeno 8-9, forse anche 10 ore, sono completamente rimbambita. Comunque la giornata è un po' una schifezza oggi, ma non ci meravigliamo perché siamo in Olanda, però tutto sommato almeno non piove, qui si usa dire così, se non piove già è buono. Poi magari vedrete meglio il mio outfit. Comunque ho questo cappotto di Stella McCartney che ho preso già un po' di tempo fa, l'avevo preso alla Rinascente, lo adoro, è caldissimo, è morbido e mi piace molto molto elegante. E poi ho la sciarpa, quella di Burberry, che tengo così aperta perché in realtà fa parecchio caldo oggi. E poi un maglioncino nero che ho preso su ASOS, la cintura di Dior e questi leggings sono fantastici perché sono felpati all'interno, quindi tengono caldissimo. Non mi ricordo dove li ho presi sia neri che marroni da qualche parte online, ma onestamente non ho la minima idea. E poi come borsetta ho la mia canellina, quella in pelle lucida nera con hardware champagne, la adoro. Quindi il programma di oggi ragazzi, dovrei stare dal parrucchiere circa 5 ore, tantissimo, tra l'altro siamo quasi arrivati, poi mi vedo con un'amica, faremo giusto un giretto, questi sono i programmi. E poi stasera vado da De Melza a giocare alla PlayStation 5, abbiamo già giocato scorso weekend, ho comprato un gioco horror strafigo ragazzi e adoro, quindi poi vi farò vedere. Questo è il salone ragazzi, è rigorosamente non sponsorizzato, si chiama La Maison Bio Esthétique. Ok ragazzi, aggiornamento, sto facendo prima cosa i colpi di sole per andare a ritoccare le radici, dopodiché mi sembra metterà l'extension, forse dopo prima faremo il rosa e poi metteremo l'extension. Comunque siamo in quel punto del parrucchiere che tu sembri un'aliena e quindi tra un po' vi aggiornerò, vediamo come va. Nel frattempo mi hanno offerto anche un cappuccino, che io di solito come sapete non bevo mai caffè, ma oggi proprio mi andava perché non ho fatto colazione e quindi così ho mangiato qualcosina, cioè ho bevuto qualcosina con un po' di zucchero. E questi invece sono dei biscotti tipici olandesi che si mangiano durante le festività tipo San Nicolo, Babbo Natale, e si chiamano Pepernoten. A dopo ragazzi, vi aggiorno tra un po' quando probabilmente, spero, non sarò più un'aliena. Queste sono le extension che mettiamo ragazzi, sono queste, vengono tipo cucite proprio con una specie di treccia, ma vi farò vedere perché sono stracuriosa anch'io. Adesso le colorano di rosa e poi le mettiamo e le tagliamo anche, ovviamente, perché io non voglio lunghezza, come vi dicevo, voglio solo volume. Aggiornamento, fatti i colpi di sole e adesso stiamo facendo, che non riuscite a vedere, un tubo, ok, se non mi sposto, ok, se non chino la testa, non vedete niente, stiamo facendo adesso il colore rosa, che sembra molto scuro ragazzi,
non vi preoccupate, non vi preoccupate, non li sto facendo fucsia. Il risultato, non ce l'ho qui, comunque ha portato via la ciocca, sarà un rosa, non pastello, un po' più intenso, perché visto che tende a scaricare talmente veloce il colore su di me, ho deciso di farli un pochino, vabbè, l'avevo fatto anche l'altra volta da sola in realtà, cioè ho deciso di farli un pochino più rosa, non fucsia, un pochino più rosa, perché tanto poi appunto scarica e mi diventano pastello nel corso di poche settimane. Siamo, ragazzi, il risultato finale, non so quanto riuscirete a vedere, ma ho molti molti capelli in più e questo è il colore. Lei me li ha fatti un po' incasinati, a me piacciono forse un pochino più ordinati, però mi piace tantissimo tantissimo sia il colore che il fatto adesso di avere finalmente un po' più di volume. Sto pensando la prossima volta di mettere un'altra fila di extension. Adesso ne ho messa una, ma potrei metterne due la prossima volta, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, perché secondo me potrebbe essere un'idea metterne due, poi ho tantissimo volume. Ok, ragazzi, sono a fuoco, no, non sono mai a fuoco, io con questa videocamera ovviamente devo gettarla nell'immondizia. 700 euro buttati, perché è una delle peggiori videocamere che io abbia mai trovato, perché non sono mai a fuoco, e quando sono a fuoco poi non sono a fuoco dopo 2 secondi. Comunque, ragazzi, adesso sto andando verso la casa di Anna Frank, perché con Giada ci incontriamo sempre lì, praticamente il nostro punto di incontro è la casa di Anna Frank. Tra l'altro adesso hanno riaperto, perché i musei sono di nuovo aperti qui, i numeri sono in calo, sono molto felice. Hanno riaperto anche il cinema, tra l'altro, e i negozi sono sempre rimasti aperti. L'unica cosa che è chiusa sono ancora i ristoranti. E eccola lì. Lì c'è la chiesa, non chiedetemi come si chiama, ma comunque attaccata alla chiesa c'è la casa di Anna Frank. Quanto posso adorare io queste casette, ragazzi. Cioè, per me sono... è come vivere in una favola, sono troppo belline. Guardate, tipo questa, io adoro, adoro troppo, mi sento proprio in una favola qui, bellissimo. Volete saperlo il colmo? Io qui sento parlare italiano ogni giorno, ci sono un sacco di italiani ad Amsterdam, tra l'altro una delle ragazze che lavorava in salone, italiana, abbiamo parlato italiano tutto il tempo, e anche quando cammini per la strada senti spesso parlare italiano, e questa cosa mi piace perché... mi ricorda casa. Eccola qui, questa è la chiesa accanto alla casa di Anna Frank, al museo in realtà, appunto. Quanto è bellissima, quanto è meravigliosa questa chiesa. E la vista sul canale, stupenda. Ragazzi, guardate che meraviglia, le casette sul canale. Devo dirvi che ogni giorno mi sento più fortunata di vivere qua, soprattutto perché sto per trasferirmi, ragazzi. Tra l'altro non voglio dirvi esattamente dove, non voglio dirvi esattamente la casa, però vi posso dire che è in questa zona, diciamo. Questa sarà la mia zona, questo posso svelarvelo perché comunque è enorme. Ciao, eccola Giada, ciao! Che carine le vetrine natalizie, ragazzi, guardate l'albero tutto viola, che bello! E ne voglio uno così tutto rosa. No, vabbè, a parte, vabbè, tutte le luci natalizie sono bellissime, però questo è veramente meraviglioso. Fai anche tu una foto. È vero? E quello è San Nicolò, vedi, è Sinterklaas. È Sinterklaas sul cavallo, con la luna. È un totemo di albero, sono due parti. Sì! Ah sì, è vero! Bellissimo. Quelli sono i drink, siamo da Starbucks, ragazzi. Toffee Nut, Gingerbread Latte. Beh, anche triple hot chocolate, però non è male. Sì? Però non mi sa tanto di Natale. Chissà ginger... io proverò sto gingerbread latte, dai. Proviamo. Sono la Demesa che sta facendo la cena. Già ha apparecchiato la tavola anche per me. E io ho sempre il piatto rosa qui da Demesa. Abbiamo piselli e carote. Loro mangiano gli spinaci. Slake spinach. Spinaci. Patatis. E patate al forno. I made two different
potatoes. Ok, ne abbiamo due tipi diversi, ragazzi. Sono molto buone. How do you call these? Actors. It's called. No, in Italian. How do are we supposed to know? I don't, he usually know. Carotini? Yes. See? Oh, it, really? Yeah. Carotini? It's carotine. Carote, carotine. Carotine e. Peas. Ertinos. It's piselli. Oh, piselli. Okay. Yeah, peas, but then you add, so piselli. Ragazzi, vi faccio vedere PlayStation 5. Vic sta giocando a Spider-Man. Dicono che la loro TV sia vecchia e che la qualità non è granché, ma secondo me è pazzesca. In questo mi vengono le vertigini a guardarlo giocare a Spider-Man, però devo dire che le grafiche sono meravigliose. Ah sì, ha un gatto nello zaino. Almost there. Stiamo giocando a questo gioco che è quello che vi dicevo, si chiama Visage. È fighissimo, ragazzi, se vi piacciono gli horror è fighissimo. E dura tantissimo, tra l'altro, perché abbiamo già fatto 8 ore, quasi 9 ore di gioco e non siamo tipo neanche a metà. Quindi dobbiamo esplorare in questa casa e cercare gli indizi. Siamo al buio in questo momento, ogni tanto compare uno strano mostro che ci uccide. Oddio, le luci stanno. Ok, ecco, questo è il mostro che mi ammazza ogni volta. There's a shadow. Ragazzi, cos'è quest'ombra? Perché si muove? Non posso andarmene dall'altra. Perché devi go the other way? No. Perché no? Face your fears. Affronta le tue paure. There's nobody. Flash. Oh my god. Look at that. I mean, it's upside down. No, it's like left to. Oh my gosh. There's still a monster. Mamma mia, ragazzi. Sto gioco. Flash. Oh, I don't want to. And he's moving. Let's check the drawers. Alright, let's get this one. Are you scared? Yes. Oh no. Eccomi tornata a casa. Ciao gattoni. Ciao caro Dever. Ciao padatone mio. Vabbè ragazzi, notare quanto tiene la piega su di me. Cioè ho già i capelli completamente lisci. Di qua forse un po' meglio, però veramente, cioè, ma che disastro. Sì, gatto Denver. Gatto Denver non può sopportare di stare da solo, come ben sapete. Quindi si sta lamentando perché oggi era da solo tutto il giorno. Non si fa, amore mio. E gatta Stellina, ciao. Gatta Stellina che mi deve annusare, che non si sa mai che non sono veramente io. Ma è una uguale a me, ma non sono io. Gatta Stellina. Sì, tu sei sempre il protagonista di questo canale, caro Never. Sei sempre solo tu. Tanti baci. Mamma mia, ragazzi, ho ancora queste unghie che, per quanto sono veramente un'opera d'arte, ok, sono un pochino imbarazzanti per me. Cioè, sono bellissime, però sono un pochino troppo extra. Veramente extra per i miei gusti. Cosa c'è? Tante coccole, gatta Stellina, tante coccole, gatta Stellina, un rumore, tu ti spaventi, la mia borsa che fa cric, gatta Stellina, sì, vedi di mordere qualcos'altro, gatta Stellina, magari, grazie, la mia scuotolina, bellissima Stellina mia, sì, mia gattina con gli occhioni, come due stelline. Che brava la mia scoiattolina, la mia stellina, quanto è contenta. Gatta Stellina non parla, ma si vede quando è felice, si vede, vecchietta mia, 11 anni, gatta Stellina, 11 anni e gatto Denver 9. Anche tu sei vecchietto, gatto Denver, anche tu sei vecchietto, sì.
Onestamente, ragazzi, vi dico, ci stavo pensando, il risultato dell'extension mi piace molto, mi piace il volume, eccetera, però se vi devo dire onestamente, beh, lasciate stare il mio make-up, che ormai ce l'ho da tutto il giorno, con la mascherina, eccetera, è un disastro, però non mi piace tanto perché sono più rosa qua e un pochino meno rosa sulle punte, non lo so, cioè non mi dispiace, l'effetto finale mi piace ovviamente, però secondo me... poteva fare di meglio, perché io le ho chiesto un colore unico. Poi la cosa strana è stata che le faccio più volte: sì, ma io preferirei avere un colore unico. E la sua risposta è stata: no, io lo preferisco così, sai, perché se ti faccio un colore unico poi non mi piace, perché mi sembra una parrucca. E io faccio: sì, però io preferirei. E la sua risposta è stata di nuovo: sì, ma io preferisco di no. Capito? Ma i capelli sono i miei, devi decidere tu. Io non apprezzo tantissimo i parrucchieri che fanno così, diciamo. Sono abituata al mio parrucchiere che comunque fa quello che gli chiedo. Invece lei, un po' artisticamente, ha fatto un po' quello che voleva, nel senso che poi mi ha spiegato che era molto molto difficile colorare, cioè dello stesso colore la base, le lunghezze e l'extension, quindi posso capire che appunto sia un lavoro molto molto complicato, difficile, però si vede comunque ancora il mio biondo sotto e io invece quello che volevo. Vi faccio vedere la foto che le ho fatto vedere, ok? Vi faccio vedere la foto. Ok, questa era la foto che le ho fatto vedere io. E lei dice: no, così non mi piace, sembra una parrucca, però questo era quello che volevo io. Adesso non posso dire che si allontani tantissimo, però appunto qui è un pochino più pastello su tutta la capigliatura, a me l'ha fatti un pochino più scuri qua sopra e un pochino più chiari sotto. Non mi dispiacciono, però se vi devo dire onestamente non so se tornerò sempre in questo salone. Non lo so, ragazzi, onestamente non lo so. Ditemi voi che cosa ne pensate. Magari mi dite: no, Nicole, ti stanno benissimo, stai da Dio. Quindi dico: ok, ci torno, però... Sei la mia ombra, gatto Denver? Sei la mia ombra, gatto Denver? Notare i miei calzini, ragazzi. Sei la mia ombra, gatto Denver? Amore mio. Amore mio. Amore mio, sei bellissimo. Tutto bianco, lui sì, tutto bianco, un poco arancione. Sì, solo tu, solo tu. Tutto bianco e un poco arancione. Hai sempre qualcosa da dire, gatto Denver, sempre qualcosa da dire. Ho visto in questo momento il mio trucco, ragazzi, è completamente rovinato, ma vi devo dire che il fondotinta di Fenty Beauty a volte mi piace e a volte no, va proprio a periodi. Ci sono periodi in cui con la mia pelle funziona bene e ci sono periodi come questo in cui non funziona affatto. Comunque io sono stanchissima, ragazzi, perché ieri, come vi dicevo, ho dormito tipo neanche 5 ore, quindi... adesso mi strucco e vado a nanna. Per struccarmi, non penso di avervi mai parlato di questi dischetti di cotone lavabili, riutilizzabili di Hello Body, ma sono fantastici per rimuovere il trucco e si possono usare con un qualsiasi detergente. Io uso il Coco Fresh, questa ve ne ho già parlato diverse volte, quindi la conoscete, è una schiuma detergente molto delicata con ingredienti naturali, ragazzi, ha un profumo di cocco che voi non potete capire, quindi... ne metto un po' sul dischetto di cotone, distribuisco per bene il prodotto su tutto il dischetto. Ne approfitto, ragazzi, per rispondere alle domande che ho ricevuto riguardo il nuovo iPhone, perché più volte vi avevo menzionato che avrei comprato il nuovo iPhone e poi non l'ho fatto. Avevo intenzione di inserirlo tra i miei autoregali di compleanno, ma non l'ho acquistato e adesso vi spiegherò perché. Prima di spiegarvi il perché, devo raccontarvi com'è finita poi con il mio computer, perché l'avevo portato, come ben sapete, aveva questo problema. In pratica, se non avete visto i miei video precedenti in cui ne parlavo, il mio computer si spegne da solo e dopo aver fatto uno strano rumore, una specie di whoosh, sembra una ventola, sembra che sia per esplodere, praticamente poi va in crash. E ho portato il computer all'Apple Store, quindi dopo qualche giorno mi chiamano, mi dicono: il computer è pronto, era un problema di software, è stato risolto, perfetto. Quindi io la sera stessa mi sa che ho lavorato al computer ed è andato tutto bene. La volta dopo
non solo si è spento, cioè nel senso non si è spento solo una volta, si è spento tre volte mentre montavo il video. Per fortuna che il programma di montaggio mi salva di volta in volta il progetto, altrimenti sarei penso impazzita. E quindi il problema non solo non è stato assolutamente risolto, ma in qualche modo è peggiorato, perché prima non mi era mai capitato che mi succedesse, ecco cerco di fare un po' più di luce, scusatemi, non mi era mai capitato che mi succedesse più di una volta ogni tot giorni. Questo per dirvi che mi sono un po' arrabbiata con Apple, e, perché appunto adesso a questo punto non so cosa fare, perché o glielo rimando e aspetto altri 4 giorni senza computer, e con il rischio che di nuovo mi dicano guarda è tutto risolto, vai tranquilla, e invece non lo è affatto, oppure devo comprare un computer nuovo. Il bello è che il mio computer ha esattamente 2 anni, cioè esattamente nel momento in cui è scaduta la garanzia, il mio computer praticamente non funziona più. E quindi io lo so che comprerò il nuovo iPhone, perché lo sappiamo tutti, io mi trovo benissimo con i prodotti Apple e uso solo prodotti Apple, però per adesso ho ancora un po' questa rabbia, ok? È come se io avessi litigato con Apple in qualche modo, e quindi devo aspettare di perdonarlo, vi giuro, perché l'unica mia alternativa a questo punto è comprare un nuovo computer. Però appunto non mi aspettavo, visto che il portatile prima mi era durato 4 anni e mezzo, 5 anni, una cosa del genere, non mi aspettavo che dopo esattamente 2 anni questo mi abbandonasse in questo modo. E soprattutto grandissima delusione per quanto riguarda il servizio di riparazione, il servizio tecnico, perché non mi hanno risolto assolutamente il problema. Quindi ok, dopo essermi struccata vado a lavare di nuovo il viso, uso sempre lei la Coco Fresh. Crema occhi uso la Cara Look, sempre di Hello Body. Vi ho parlato spesso di questa crema, di questo contorno occhi, quindi forse l'ho messo un po' troppo, perché onestamente non ne serve così tanto. Vi ho parlato spesso di questo contorno occhi, mi piace perché è molto illuminante e anche bello denso e corposo. Sapete che gli idratanti che preferisco per la zona del contorno occhi, non per il viso avendo la pelle mista, però per quanto riguarda il contorno occhi, quelli che preferisco sono assolutamente quelli belli densi, che appunto se rovesci il vasetto il prodotto rimane. E adesso, visto che ultimamente mi sono comparsi dei punti neri molto antipatici in questa zona a causa della mascherina, quindi devo correre ai ripari, lo sto già facendo, infatti faccio maschera regolarmente, come ben sapete, che ne ho già parlato. Oggi uso, di solito faccio la Coco Wow di Hello Body, che è la maschera all'argilla rosa, è purificante, però questa è più effetto urto e io ho bisogno proprio di effetto urto. E questa è la Coco Clear, è la maschera con estratto di fanghi naturali. Eccola qui, fa un po' impressione, però ragazzi, per i punti neri è fantastica. E la applicherò solo qui, in abbondanza. E poi sul naso, altra zona critica mia, non dovuto alla mascherina, ma ho sempre punti neri in questa zona. E onestamente, visto che ho anche diversi brufoletti, sapete che vi dico, inizialmente volevo usarla solo nella zona più critica, ma mi rendo conto che potrei beneficiare di questa maschera su tutto il viso in questo momento. E mi fa molto piacere perché in tanti, specialmente su Instagram, mi scrivete che avete ordinato i prodotti Hello Body con i miei sconti, con i miei codici sconto, che vi ci trovate bene, mi mandate le foto, quindi mi fa veramente tanto tanto piacere. E ne approfitto per menzionare questa cosa che non so se menziono abbastanza spesso, però quando io lavoro con un brand faccio sempre una scrematura, non accetto tutte le proposte che mi vengono fatte, accetto quelle con brand in cui credo davvero. Per me è importante che voi la sappiate questa cosa, non voglio dirvelo costantemente perché penso che sarebbe noioso, non avrebbe senso, però è importante insomma per me che la sappiate. I brand che vedete con cui lavoro è
una parte dei brand che mi contattano, non accetto, così come tutte le influencer, sicuramente non sono l'unica assolutamente, ma appunto non vi consiglierei mai un prodotto che non mi piace davvero, quindi insomma è importante che lo sappiate. Adesso la lascio in posa ragazzi per una quindicina di minuti e vado a montare questo video ragazzi, quindi mi sa che vi saluto qui, non prima però di lasciarvi un codice sconto pazzesco se volete provare i prodotti Hello Body, perché c'è ovviamente i Black Friday e ci sono i saldi per i Black Friday. Il codice sconto che riesco a darvi oggi è Special Kiss, ve lo metterò come al solito qua in sovrimpressione e vi dà diritto al 50% di sconto su tutto il sito con una spesa minima di 79 euro, però che si dimezza quando utilizzate il codice sconto. Io vi lascerò il link qua sotto nel box informazioni, in più avete anche in regalo un prodotto che questa è la maschera Rose Refine. Vi ho parlato spesso di questa maschera, è fantastica anche se avete la pelle delicata e mi piace un sacco perché ha dei micro glitterini, è anche bellissima. Quindi mia family, questo mi sa che è quanto per oggi ragazzi, perché io adesso appunto vado, mi metto sul letto, vado a montare questo vlog e dopodiché nanna, perché oggi sono veramente veramente distrutta, non mi aspettavo che ieri il video, cioè di metterci così tanto ad editarlo. Ah, poi piccola parentesi volevo fare in realtà prima, perché alcuni mi hanno chiesto: Nicole, ma stai dicendo che editi video, che sei al montaggio eccetera, come mai non avevi un editor? Sì, ho sempre lo stesso editor, però i video che mi sono resa conto che alcuni video come i vlog, i video di make up, alcuni video che per me sono un po' più non lo so, che un po' più a, non posso dire che un po' più a cuore, però magari che sono un po' più personali, o comunque make up che è un po' una cosa che voglio esprimere io, preferisco montarli io stessa perché sono molto perfezionista e quindi per me è molto più semplice così, perché sono più soddisfatta, cioè non è più semplice perché ovviamente ho più lavoro, però sono soddisfatta e questo è quello che conta per il mio canale. Ci sono invece poi altri video come magari quelli in collaborazione così, che faccio fare tutti all'editor, che insomma magari mette qualche effetto carino eccetera, quindi magari notateli, fatemi sapere, fateci sapere nei commenti, però appunto il resto dei video, come anche appunto i vlog, come magari video un po' più personali, chiacchiericci eccetera, li monto, preferisco montarli io. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, mettete like, non ve lo chiedo sempre, non mi ricordo sempre di chiederlo, ma mettete like se vi è piaciuto il video. Io vi do un abbraccio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 e a domani sempre alle 17:30.